Ragazzacci, buona domenica. Allora, come state? Allora, oggi sbarbatina con un bei rum. Un amico sul canale mi ha chiesto che bei rum gli consigliavo. Ma come profumazione, io una delle migliori che ho sentito come bei rum mi è sembrata questa, quella di Phoenix Atomic Age Bei Rum. Questa è la formula normale, non è la CK6. Mi sembra una profumazione spettacolare perché si sente l'odore caratteristico del berum, però non è così acuto, stucchevole. Mi è sembrato veramente eccezionale. Allora, la proviamo oggi, tanto che non usavo un berum. Prendo la solita nocciolina. Vediamo la ciotola e sciogliamo il sapone, che è una pasta molto morbida, sicché si scioglie benissimo e il pennello riesce tranquillamente a sciogliere, non c'è tanti problemi. A me mi piace tantissimo il berum, però come mi rado la mattina, normalmente presto, anche se ora ultimamente lo sto facendo un po' più tardi, il problema è che a stomaco vuoto, insomma, la profumazione del berum a volte non è che mi vada tanto bene, un pochino forte, un po' speziata. Però, per esempio, con la sbarbata al pomeriggio, eccezionale. Allora, rassoglietto di oggi, mentre il sapone prende un pochino di caldo, si scioglie. Oggi proviamo l'ultimo arrivato, l'Icon Veteran. Rassoglio che a molti di voi ho sentito dire che sentono la parte closed più aggressiva o più efficace che la parte open comb. E da quello che vedo del rasoio, vi credo, perché ora sicuramente la camera non ce la fa magari a inquadrare la lametta, non lo so, forse sì. Però, per esempio, dalla lametta alla barra ci saranno 2 mm scarsi come distanza. Mentre qui dalla lametta alla punta della barra dei denti ce n'è almeno 1 mm in più. Ora ci stavo pensando stamattina e potrebbe anche avere un senso che questa parte alla fine sia più delicata di questa, perché se uno ha la barba lunga e deve portare via la barba, magari usa naturalmente la parte open per sfoltire la barba lunga. E poi con la parte closed praticamente è quando arriva il BBS, diciamo. Sicché, insomma, potrebbe anche avere un senso che sia così, perché magari il rasoio non è stato pensato per essere usato solo esclusivamente la parte open. Potrebbe essere, ragazzi, vi dico, non lo so. Stavo cercando di pensare come mai abbiano fatto la parte closed più efficace della open. Potrebbe essere quello, che la parte open sia pensata solo e esclusivamente per dare una sfoltita alla barba, in modo che poi la closed possa arrivare al BBS. Allora, la profumazione di questo Bairum a me piace tantissimo. Non lo so, io ci sento come una leggerissima nota agrumata sotto, non so se è il mio naso o se c'è nella piramide. Sapone, ragazzi, in entrambe le formule a me sembra fantastico. Certo, la CK6 c'ha qualcosina in più, ma costa anche qualcosina in più. Allora, il sapone ci siamo. In ciotola non vi ho fatto vedere il pennello. Questo è uno Zenith che vende sbarba.it. 100% tasso. Il sapone è fantastico, anche la formula normale è fantastica, 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 ragazzi. La formula normale fa un po' più di schiuma, ho visto,
volume di schiuma rispetto alla CK6 che rimane un pochino più yogurtosa. Allora, l'ultima sbarbata l'ho fatta venerdì, questo venerdì sera. Vuol dire che ho una barba tutto sabato, un giorno e mezzo, eh? Barba di un giorno e mezzo. Veramente con il muro, con le mano libera, sono andato profondissimo venerdì, perché ho una barba che sembra più di un giorno, che di un giorno e mezzo. Tirando la pelle anche con mano libera si riesce ad avere ottimi risultati. Allora, io direi che come schiuma ci siamo, avevo messo abbastanza acqua in ciotola. Allora, scaldatina al rasoio in acqua calda, la mette Bijon, stanno in offerta negli Stati Uniti, 3,65 dollari, mi sembra, 100 lamette, veramente regalate. E non lo so, più le uso ragazzi, più mi piacciono queste lamette. Allora, iniziamo, parte open comb. Effettivamente il rasoio qui si sente delicato, però ragazzi, la barba, porca miseria, l'ha tagliata, eh. Sto vedendo una cosa: come i dentini o se lunghi, se si usa parecchio, parecchio aperto, insomma, si sente chiaramente, eh. Certo, se lo uso così sento poco la lametta, ma se c'è un momento dell'angolo, ecco, ora la lametta si sente. Mi sembra che tagli molto bene anche la parte open. Ora non ho provato la closed. Ecco, vedete qui in questo angolo che ho, sento la lametta, sento la lametta. Rasoio veramente efficace. Io penso che questo è stato studiato per dare una buona sfoltita con la open, per poi con la closed arrivare al BBS. Comunque ragazzi, ci si può fare tranquillamente la barba anche solo con la parte open. Io lo sento efficace il rasoio. Non sarà un eye contact, però porca miseria, la lametta si sente. Oh, questa zona, ragazzi, mi sta venendo fuori un'eruzione, non lo so, un'altra volta. Vediamo se non mi apro tutto. Sembra che abbia la pelle del coccodrillo qui in questa zona, non so come mai. Ancora non gli ho trovato sempre l'angolo giusto, c'è dei momenti che sì, lo uso bene e momenti che sento un pochino strappare la lametta, segno che in dei momenti non sto usando l'angolo giusto. Anzi, io vi dico la verità, ho tagliato veramente bene. Lasciato veramente pochissima, pochissima barba, appena appena un pochino qui sotto, ma mi sembra che sto tagliando benissimo. Ora proviamo la parte closed. Sentire come la sento. Non è fortissima, come profumazione, non è sparatissima, ma si sente ed è piacevole, piacevole, piacevole. Veramente, vi dico,
uno dei migliori bei rum che ho provato. Allora andiamo con la parte closed. Io sento meno la lametta da questa parte, ragazzi. La sento meno la lametta. Nonostante si vedesse con più esposizione, lo sento molto più delicato da questa parte, ma tanto più delicato rispetto alla parte open. Sarà anche che c'ho meno barba, ho lasciato quasi niente la parte open, ma mi aveva portato via tutto. Ragazzi, scusate, però io sto avendo sensazioni diverse da quelle che ho letto. Sento la parte close delicatissimo, quasi non sento la lametta. Mentre nella parte open, porca miseria, la sentivo. Comunque, sta rendendo eccezionale, la so io. Di la zona baffi, no? Una palla da biliardo. Allora, a parte qualche ritocchino sotto il collo, io direi che ci siamo. Lo so io, ha raso in maniera perfetta. Andiamo di parte closed, contropelo qui nella zona bassa del collo. La lametta da questa parte io quasi non la sento. A differenza della parte open che sì, la sentivo. Sento delicatissimo, delicatissimo nella parte closed, appena sento un pochino la lametta, anche troppo delicata per i miei gusti. Fatemi provare un attimino la sensazione della parte open. Siamo lì, qui non c'è più barba, non è che senta di più la lametta. Però sì, avete visto che già avevo fatto quell'obliquo e usandolo nella parte open sono andato ancora più profondo. Sentite che trova ancora pelo rispetto alla parte closed, che sembra la sensazione che ho sentito è corretta. Io sento di più la lametta sulla parte open, ragazzi. Perché è vero che i dentini sono più lunghi, però vanno anche giù, cioè scendono in giù e sicché la lametta rimane più esposta. Ragazzi, lo dovrò riprovare, però vi dico, la prima sensazione che mi ha dato il rasoio è
Allora, per essere un icon è un rasoio gestibile. Ho sentito un pochino la lametta nella parte open quando ho iniziato a radermi, però nella parte close quasi non la sento io la lametta. Magari non lo consiglierei questo rasoio a chi sta iniziando, non lo so perché mi è sembrato un pochino difficile prendergli l'angolo, però sapete ragazzi, anche la prima sbarbata e le sensazioni possono essere sbagliate. Magari non è un rasoio così semplice per chi sta iniziando a radersi. Allora, sensazione della lume appena un pochino di bruciore in qualche punto, sì, lo sto sentendo. Però, vi sono onesto, la sbarbata è stata fantastica. Sono liscio, liscio, liscio. Molto più liscio di molti rasoi che uso e che conosco meglio di lui. Sicché è un rasoio che quando uno poi veramente lo sa usare, deve regalare sbarbate veramente fantastiche. Sensazione di taglio, diciamo che non è fra i miei favoriti, però taglia benissimo il rasoio. Taglia veramente bene. Non, perché non è fra i miei favoriti? Perché non lo so, da questa parte sì, sentivo un pochino la lametta, era un po' più piacevole, però dalla parte closet praticamente la lametta sparisce, non si sente niente, e sono i rasoi con i quali io mi frego, perché do, pigio, pigio, pigio e poi divento tutto rosso. Che insomma, per questo vi dicevo, è un rasoio che magari va un pochino capito. Però non lo so, quello che io ho letto da molti di voi che sentivano la parte closed più efficace della open, io non l'ho sentito quello, veramente non l'ho sentito, anzi al contrario, ho sentito di più la lametta nella parte open. Allora, pennellino, fantastico, avete visto come ha lavorato, come ha montato. Io non credo che abbiano modificato il rasoio, perché questo l'ho comprato ora, sicché deve essere delle ultime produzioni. Però se no avrebbero messo una revisione V2, avrebbero messo qualcosa. Non so, dico io, non credo che lo abbiano modificato il rasoio. Allora, andiamo di after, vediamo una bella botta alcolica. Pinhaud Bayrum, questo l'ho modificato, ci ho messo dentro un pochino di additivo congelante della Barrister. Per comodità avevo questo spruzzino che c'era dentro un desodorante di Witch Hazel della Thayers che è finito e ho messo il Bayrum, vedete dentro, mi piace di più con lo spruzzino. Allora, bruciore appena in qualche punto, ma veramente poca roba, ragazzi. Sbarbata che io definirei fantastica. Sono veramente contento, guardate, non mi ha nemmeno aperto tanto questa eruzione che ho qui dato bocca, sicché il rasoio, vi dico, specialmente nella parte close, l'ho sentito delicatissimo. Magari la parte close si sarebbe anche da usare solo per chi sta iniziando, però insomma questa parte di qua ho visto un pochino di difficoltà a trovare l'angolo corretto. Perché? Perché quando lo usavo con l'angolo sbagliato, sentivo veramente il rasoio delicatissimo, sentivo più i denti del rasoio che la lametta. Però vi dico, in certi momenti, quando trovavo l'angolo perfetto, sentivo cavolo se sentivo la lametta in faccia e il rasoio diventava veramente, veramente efficace. Vi dico, forse è un rasoio che va usato un po' di volte e va capito, e non è forse così intuitivo alla prima volta. Magari in una rotazione che uno lo usa una volta ogni 3-4 mesi, diventa un rasoio che non riusciamo a tirar fuori il massimo di lui. Però vi dico, ragazzi, guardate, la sbarbata, mamma mia, una profondità di taglio veramente eccezionale.
Eccezionale è stato il rasoio, mi è piaciuto. Vi dico, non è queste sensazioni che sento dalla meta che posso controllare come un Nodaci che mi fa impazzire o un Icon B1. Questo è un po' differente. Di qua si sente un po' più la lameta, di qua la nasconde, però il risultato è eccezionale, veramente. Veramente un bel rasoio. Lamette di Jones si sono dimostrate ottime lamette. Barbata fantastica. Sono delle platinium che vanno benissimo sulla mia pelle. Tanta roba, ragazzi, tanta roba, mamma mia. Bella anche questa profumazione, questa è un po' più forte, magari senza aver fatto colazione. Ora stamani avevo già fatto colazione. Però senza colazione, insomma, questa è un po' più bomba. E questa è più una profumazione più raffinata. Questo Bayroom, per esempio, rispetto al Pinout. È veramente ottima, ottima, ottima. Va bene, ragazzacci, allora monto anche questo video e ora ci rivedremo, verso il finale della prossima settimana. Questa settimana è un po' esagerata i video, se no poi dite, oh, Luarelli ha rotto, eh. Dai, ci sentiamo, passate una buona domenica.